Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su The Book Hunter, io sono Miriam e in questo canale vi parlo di libri principalmente. Location un po' diversa, di solito è quella che uso per le stories, ma per questo video, siccome oggi è veramente brutto, molto nuvoloso, non piove, ma è caldissimo, umido al massimo, come solo nella pianura padana può essere. E quindi c'è poca luce, ho provato a spostarmi qui, che di solito c'era un po' di più rispetto a dove registro di solito. E, comunque tanto non mi serve il computer, quindi vado con la mia fida agenda. E quindi oggi finalmente Book Haul di compleanno. Sono in ritardissimo perché ho compiuto gli anni a fine luglio. Devo dire che sono arrivati tanti soldini, per fortuna. E quindi una parte di questi soldi li ho deciso di spenderli nei libri che desideravo da un po' di tempo. Quindi vedremo una parte di libri usati che ho preso sul libraccio, ho fatto un unico ordine, e poi un'altra parte invece di libri nuovi, un po' in ebook e un po' invece, molti di più invece come al solito, cartacei. Dunque direi di partire con il libraccio che faccio prima. Qui sono praticamente tutti i libri usati, a parte uno, anche perché avevo anche un buono da spendere sull'usato e quindi mi è parsa l'occasione giusta per risparmiare qualcosina e praticamente avere gratis tipo questo. Io sono una collezionista di Agatha Christie, colleziono soprattutto questa edizione, ma tutte quelle vintage insomma le raccolgo, però questa è quella che, di cui ho più numeri. E ne ho anche dei doppioni e quindi spero di riuscire ad arrivare a un punto in cui posso scambiarli magari con quelli che mi mancano, tipo figurine. Poi vediamo, insomma, adesso non sono molto pratica di scambi di libri, però scambi di libri in questo caso di Agatha Christie, però chissà, insomma, si impara tutto. Quindi questo in questo caso è Il mondo è in pericolo. È una storia di Poirot. No, credo che non sia una storia né legata né Miss Marple né Poirot. Comunque, tra l'altro mi mancava e quindi avrò fatto subito. Il secondo libro che vi porto, per essere usato, è un po' tenuto un po' malino, è Non lasciarmi di Katsu Ishiguro. Finalmente ho in casa un Ishiguro, da tempo volevo leggerlo, ero molto indecisa tra questo e Clara e il sole, c'era questo, quindi la scelta è andata su questo. Non ho fatto vedere il carattere, eccolo qua. È piccolino, devo dire. Poi finalmente ho recuperato anche una Daphne du Maurier, Non voltarti, in questo caso. È un giallo che non conosco. È scritto anche in piccoletto, devo dire, per il saggiatore. Devo dire che alcuni di questi titoli probabilmente li avete già visti in altri video perché li sto mettendo nelle liste perché sono libri che voglio leggere al più presto e sono autori o autrici che vorrei conoscere e quindi così mi stimolo anche un po' a vedere se riesco a leggere tutto quello che mi prefiggo. Poi andiamo velocissimi, ho recuperato anche Trenotombo, due che ho già letto, però io li voglio collezionare tutti perché fino adesso quelli che ho letto li ho presi in biblioteca, non avendoli in casa, e siccome non è facile trovare una tomba a libraccio, quindi quando è capitato li ho presi. Le catene nerie e Sabotaggio d'amore. Uno è nella vecchia edizione Voland, invece questa è nella nuova. Li ho tutti mescolati. Mi va bene così. E ho recuperato anche Primo Sangue, uno degli ultimi suoi libri. Ovviamente io comunque continuo a leggerli in ordine cronologico, quindi Primo Sangue ce n'è ancora di strada davanti, visto che sono a Stupori e Tremori. Poi, per essere un libro, invece questo usato è nuovo, praticamente nuovo, Morsi di Marco Peano. Ne hanno parlato molto bene sia Teresa Vivocalula, ma penso che sapete di chi parlo quando dico Teresa, perché ormai è onnipresente, come insomma gioia, e anche ne ha parlato Selvaggia S. Style nell'SM Makeup.
È un thriller, da come ne hanno parlato, insomma, mi ha conquistato e quindi da tempo l'avevo incluso nella mia wishlist. Poi un autore che conosco come saggista, ma non come narratore, tra l'altro della mia terra, qui di vicino, qui dei dintorni, quindi l'ho voluto scoprire anche come narratore, come scrittore di narrativa, ecco. E ho trovato questo, quindi ho recuperato questo, La palude dei fuochi erranti. Di solito sono storie anche ambientate in Romagna, questa fra l'altro sì, Romagna 1630, tra le paludi e il monastero si nasconde il male. Già, molto intrigante. Il carattere è molto godibile, quindi chi lo sa. Come saggista mi piace molto perché sa spiegare molto bene e in modo semplice, insomma, magari lo potete anche vedere online, insomma. Lo trovo molto, molto efficace e comunque l'ha portati tutti. L'unico libro nuovo preso sul libraccio che volevo assolutamente, e quindi lì l'ho trovato e lì l'ho preso, è questo, che vi ho fatto già vedere forse, Il giro del mondo di Agatha Christie. Questa è la raccolta di foto, lettere della mitica zia Agatha, che era sempre in tour con il marito e vari mariti, insomma, e queste mete poi, i suoi viaggi, sono stati anche quello che poi gli ha dato la possibilità, l'intuizione per creare le sue opere, quindi ci saranno dei magnifici agganci alle sue storie. Ragazzi, sto sudando come non mai perché ho tutto chiuso e quindi non potete immaginare l'umidità che si è fatta. Poi vediamo ai libri nuovi. Allora, libri che ho recuperato sempre online, ce n'è ancora uno, sì, questo, La Contessa Sanguinaria di Essay. Non conosco questa casa editrice, ma mi ha sempre ispirato molto. Il carattere anche qui in questo caso è molto piccolino, ha questo stile molto particolare tipo iperborea, dei rettangoli lunghi e stretti. Di solito sono storie o macabre o un po' osé. Questa mi sa che fa proprio un po' di qua, un po' di là. E quindi ho trovato questo e sono felice di averlo adesso in casa perché sono dei volumetti molto interessanti. Poi, dunque, dal mio mitico libraio ho fatto dei grandi recuperoni. Innanzitutto per l'orma ho deciso di recuperare queste cartoline, una dedicata a Van Gogh e Mary Shelley. Questa è più colorata del giorno e la notte. E invece per Mary Shelley i miei sogni mi appartengono. Mary Shelley ormai la conosco bene attraverso Frankenstein, la biografia che ho letto, e vorrei proprio leggere anche le sue poesie. Van Gogh, ho già letto molte poesie, molte poesie, lettere. Ho già letto molte lettere anche di Van Gogh, soprattutto quelle rivolte al fratello. E Van Gogh è da tempo immemore nei miei pensieri, insomma, lo conosco ormai come le mie tasche, però non finisco mai di scoprire qualcosa, infatti cerco di recuperare biografie, tutto quello che trovo. C'era una promozione, intanto che ero nella mia libreria di Sellerio, 1 più 1, 2 libri a 10 euro. I Sellerio costano abbastanza, fai conto che questi volumetti qui poi mi sembra che sono usciti apposta poi perché sono delle edizioni speciali proprio per gli anniversari della Sellerio, non so se sono 60 anni non c'è scritto da nessuna parte, no. Comunque queste edizioni sono delle raccolte di racconti degli autori tipici di Sellerio. Eccole qua. Sono tutte e due 50 sfumature in blu, queste sono storie, invece queste 8 racconti gialli. Tra gli autori, allora qui praticamente non conosco nessuno e quindi l'ho presa un po' anche per questo.
Mentre di qua abbiamo, diciamo, quelli più famosi: Costa, Malvaldi, Piazzese, Recami, Robecchi, Savatteri, Simi, Stassi, insomma, sono gli autori di punta italiani, mentre di qua probabilmente abbiamo quelli stranieri. No, non tutti stranieri, perché Camarrone, Fontana non credo. Comunque, un mix, un bel frutto misto. Sono molto curioso perché Sellerio di solito è molto attenta. Molto attenta allo studio dei gialli, soprattutto. Rimanendo in tema gialli, devo dire che sarà l'estate, non so cosa, però avevo voglia di prendere qualche giallo. Ne è uscita la pubblicità di Pelle d'Oca, una piccola casa editrice, che ben appunto fa gialli, e mi ha ispirato subito questo, Omicidio e rigetto, di Fabrizio Altieri. Il carattere è molto godibile anche in questo caso. Mi piace molto anche la copertina, che è un po' morbidina. Non vi ho detto i prezzi, scusate. Vabbè, a parte Sellerio, che erano 2 libri a 10 euro, le lettere sono 7 euro tutte e due, e la contessa qui sanguinaria 22 euro. E anche Agatha Christie è 23 euro. Tutti gli altri sono usati, quindi sono a prezzi scontati, quindi 16 euro. È un omicidio che vede come protagonista un'anziana signora che vuole andare al mare, e capita proprio nel momento in cui succede un omicidio, e quella le sembra anche molto legata. E ovviamente dal titolo direi che c'entra anche un po' la cucina, probabilmente. Poi è uscito da poco, quest'estate, un nuovo romanzo per sempre un po' noir, per Clown Bianco. Sapete che sono una gran fan di Clown Bianco, perché è una casa editrice che è di queste parti e non sta attraversando un buon periodo, quindi piuttosto che farmi regalare il libro grazie alla copia staffetta, ho preferito prenderlo e dare una mano a questa casa editrice. Quindi questo è uno dei suoi ultimi libri, Mosaico Criminale, è a 19 euro, è scritto da Niccolò Bertaccini, è il suo primo romanzo. Di solito Bertaccini, probabilmente, forse potrebbe suonarmi un nome già sentito, perché scrive per la rivista In Moto e ha già fatto dei libri dedicati appunto al mondo dei motori, della Parigi-Dakar, e quindi questa è la sua prima opera. Come vedete, lo sto già leggendo, sono a buon punto, anche perché a breve, forse quando è uscito il video, forse c'è già stata la presentazione ben appunto di questo libro, sta proprio ancora girando ed è nella mia libreria, quindi penso che riuscirò ad andarci e a farmelo autografare. È un noir interessante, che la trama non gli dà giustizia, non le dà, non sta, la trama non gli dà giustizia. Però devo dire che a me piace molto, sarà che è anche ambientato a Ravenna, e quindi riesco a recuperare un po' tutti i luoghi, i posti, insomma, anche gli odori, insomma, e sono tutti familiari, quindi già anche questo aiuta. Comunque, la storia parte con Alfonso. Alfonso è un uomo che lavora in banca, ha un lavoro mediocre, non desidera essere né promosso né declassato, quindi cerca di mantenersi a un certo livello in modo da rimanere sempre, diciamo, a galla. È interessato ad avere una vita tranquilla e sempre la stessa, abitudinario fino all'osso. Deve sempre fare le stesse cose, il weekend è tutto organizzato dalla moglie, che gli organizza anche i pranzi, e lui tace su tutto, sempre molto remissivo, e poi gli va bene tutto. Quando però decide di fare una cosa fuori dallo schema, succede il patatrac. Perché purtroppo decide di rispondere a tutto quello che vi dico è nelle prime pagine, quindi, e poi anche nel retto di copertina. Decide di rispondere a un messaggino un po' osé di una sua collega, insomma una bella collega che sembra apprezzarlo anche molto. E da tutto questo poi succederà, insomma, che i due decidono di
trovarsi insieme. Il problema è che appena concludono l'appuntamento, la donna viene aggredita brutalmente e finisce in coma. E da qui parte l'agonia del nostro mitico Alfonso. Ma questa è solo una parte, poi devo dire che poi prosegue in un modo davvero interessante. Sempre in libreria ho recuperato gli ultimi due scritti di Martina Asero, Martina Ima in the Books ovviamente, penso che se vedete me sicuramente la conoscete. E ho recuperato quindi Sottovoce, che un po' fa da corollario a Niente Posti per le Fiabe, e diciamo che è il secondo volume legato a questa specie di saga, alle tre catane, ecco, perché anche questo è ambientato in Catania, però abbiamo dei protagonisti differenti, però ci saranno dei piccoli richiami che solo chi ha letto Niente Posto per le Fiabe può capire, però ovviamente sono storie a sé. Poi quello che mi ha fatto patire tanto, Martina, se mi ascolti, no, non vi ho detto il prezzo, 15 euro, a 15 euro anche il prossimo, è stato proprio questo volumino piccino, picciò, quello che resta, che mi ha fatto ritardare la pubblicazione anche di questo video, perché non arrivava mai. C'è stato veramente molto ostico recuperarlo. Alla fine ci siamo rivolti direttamente alla casa editrice, a Nus, e quindi gentilmente è riuscito a spedirmelo. Credo che comunque valga tutto il sacrificio che ho fatto, tutta la fatica che ho fatto comunque, perché gli scritti di Martina sono splendidi, mi piace molto come scrive, ho letto solo Niente Posto per le Fiabe, ma devo dire che poi sentendola anche parlare, questo si rispecchia anche nei suoi scritti e quindi tutto quello che scrive mi rilascia comunque delle emozioni, sono sicura che anche queste due storie lo sapranno fare. Poi, per un progetto che probabilmente quando vedrete questo video sarà già uscito, ho recuperato, ma l'avrei recuperato lo stesso, devo dire, Accabadora di Michela Murgia e Stai zitta. Un saggio, Stai zitta, e una storia di narrativa, insomma, di Michela Murgia. Vi ho già detto, Tre ciotole è stato per me illuminante. Ho scoperto questa attrice troppo tardi, però questo mi dà la possibilità di recuperare tutto quello che ha fatto fino adesso. Sicuramente lo recupererò. Ho iniziato da queste due storie, più quelle che avevo già per conto mio, quindi Tre ciotole e Il mondo devo sapere. Proseguirò il mio viaggio, leggerò tutto. L'abbiamo persa troppo presto, questa donna. Ah, secondo me aveva ancora tanto da darci. Purtroppo dovremmo accontentarci di quello che ci ha regalato finora e di portare avanti comunque le cose giuste. E secondo me lei ne ha dette tante. Sono arrivata in fondo, recuperone massimo in edicola, stanno uscendo questi volumi qui, è uscita anche la fattoria degli animali, ma io ce l'ho già in diverse versioni, quindi ho deciso di non recuperarne più. Però 1980 quanto mi mancava, cioè ce l'ho in ebook, ma questa è un'edizione che mi è piaciuta da subito, a parte che è di Gribaudo. È scritta molto largo e pratico, anche se in copertina rigida, e secondo me raccoglie anche un'introduzione, qualcosa che delle riflessioni che insomma ci danno, mi daranno insomma da elaborare bene questo grosso, grande volume di George Orwell, insomma, che ancora adesso è fonte di meditazione, come per esempio anche La fattoria degli animali. Passiamo agli ebook. Qui vedrete la copertina, facciamo qua, mi sposto un po'. Allora, dopo aver visto un video molto interessante di Martina, ben appunto torna Martina, della presentazione di questo volume, non ho resistito perché l'ho trovato subito in offerta sul Kobo a un prezzaccio, ho detto impossibile, allora devo assolutamente prenderlo. E quindi ho recuperato di Vera Gheno, Parole d'altro genere. È a cura, diciamo, è un volume a cura di Vera Gheno. Recupera 42 parole che dette così da sole
Alcune sono dense di significato anche per conto suo, altre un po' meno, e da qui parte la sua ricerca e ci parla di autrici poco conosciute, altre anche conosciute, che sono legate in qualche modo a questa parola. In più offre uno spunto letterario perché suggerisce una lettura legata magari a questo vocabolo. Ed è stato interessantissimo, perché l'ho già letto ovviamente. Seguendo il percorso di Mogia, alla fine ho letto anche subito questo volume, lo vedrete comunque nel prossimo wrap up, e devo dire che è un filo non sottile, ma è un filo gigantesco, un intrico di fili, e mi piace perché ci sono già dentro, perché ho letto già molte delle autrici che sono indicate tra i suggerimenti oppure di quelle dichiarate, e quelle che mi mancano vorrei proprio leggerle. Poi ho recuperato, che era sempre in un'offertona a 1,99 euro, anche questo saggio qui, Archeologia misteriosa di Alfonso Capetta. Insomma, parla di tutti quegli strani disegni o opere che sembrano provenire dal futuro, in realtà sono state disegnate o create 1000, 3000 anni fa, 6000 anni fa, e non ci sappiamo spiegare. Una su tutte, per esempio, la lampada di Dendera degli egiziani. Adesso sarà che io sono molto, molto di parte perché gli egiziani mi piacciono, e magari va a spiegare un po' meglio, insomma, nel dettaglio tutte queste strani articoli, insomma. L'ultimo acquisto, che è stato molto d'impulso, però quando l'ho visto a 1,99 euro l'ho preso subito, poi verrà anche il suo momento, perché è un'autrice che è molto chiacchierata in questo momento, cioè Alba de Céspedes, e quindi ho trovato a questo prezzaccio Il quaderno proibito. È un diario di questa autrice, non so se sia una biografia o semplicemente sia una narrativa, penso che sia un po' l'uno un po' l'altro, insomma. La protagonista, insomma, si regala questo diario e comincia a scriverlo, e si accorge, insomma, che può essere molto anche pericoloso scrivere. Quindi racconta della sua vita, che non è sempre facile. Qui sta diventando sempre più buio, fra un po' non mi vedete più, quindi direi di chiuderla qui. Come vedete sono tanti libri, strano, vero? Stranissimo. Intanto comunque ne sono arrivati altri, quindi dovrò fare un altro book haul sicuramente a breve, però ci tenevo a farvi vedere intanto questi, i miei acquisti. Fatemi sapere se magari li conoscete, se li avete letti, se sono anche nelle vostre wishlist. E niente, quindi al prossimo video, che di solito esce il lunedì mattina per darvi la carica, e anche un po' anche a me. Quindi detto questo, ci vediamo presto con un nuovo video, e nel frattempo fate tante buone letture. Ciao ciao!